Buongiorno, bentornati a una fetta di paradiso, benvenuti in un nuovo video. Svuota la spesa Todis. In realtà è un piccolo svuota la spesa perché ho terminato la frutta e la verdura e quindi con l'occasione ho riacquistato anche delle cosine per arrivare a sabato. Ma partiamo con ordine. Allora, mi sono fermato un momento all'acquestacuone dove ho trovato in offerta i deodoranti Borotalco di tutta la linea, sia Invisible, Original, insomma, tutti i tipi di Borotalco stavano in offerta. Ne ho acquistati due. Poi ho acquistato un dentifricio antiche erboristeria purificante, che è quello che io adoro perché è metà pasta e metà gel. E poi una confezione di lamette, tre lame, che ce ne sono sei dentro, sensitive, della Bic per mio marito. Poi al Todis ho acquistato una confezione di alluminio per la cottura e la conservazione dei cibi da 30 metri, un bel kit di vassoi rotondi da 31 centimetri. Questi hanno un po' il bordo alto, vanno bene per le crostate, io l'ho acquistati per la pastiera. Poi troviamo in alto, ho acquistato 1 litro di aceto di vino bianco perché mi è quasi finito e anche 1 litro di olio di semi di mais. Poi ho trovato in offerta le uova, queste con l'omega 3 allevate a terra categoria A, ne ho acquistate due confezioni. C'erano poi 1 chilo di peperoni, che sono veramente molto molto belli e ne ho preso una retina. Poi ho acquistato le banane già confezionate a 1,21 euro. Poi ho preso una busta di insalata poker con carote, questa a scadenza 31 marzo. Voi guardate sempre le scadenze perché altrimenti andate a prendere un prodotto che scade tipo nell'immediato, tipo domani. Invece questo scade comunque a fine mese. Poi ho acquistato 2 limoni non trattati, una confezione di pomodoro ciliegino e le Melinda, queste non so se sono da 1 chilo o da 1,5 chilo, guardiamole insieme, da 2 chili, sono 2 chili di mele Melinda, queste golden che io adoro letteralmente. Poi, venendo su quest'altro lato, ho acquistato una farina per dolci di grano tenero tipo 00 e una farina di tipo 1. Poi era in offerta il minestrone 15 verdure e ho trovato la fesa di tacchino che non costava tanto, solo 3,12 euro per 350 grammi. Poi ho acquistato un panetto di burro da 125 grammi e un altro panetto di burro da 250 grammi, un robbiolino, una doppia confezione di mozzarelle da 125 grammi l'uno, quindi sono 250 scolate. Poi una confezione di formaggio cheddar, questo lo trovo solo al Todis, di questo colore proprio originale, perché l'Eurospin lo vende, però è bianco. E poi ho preso una confezione di fette pronte prosciutto crudo. Non ho trovato un altro tipo di prosciutto, ho dovuto prendere questo. Poi una confezione di zucchero grezzo di canna Demerara, un concentrato di pomodoro della Sara. Io questo non l'ho mai provato al Todis, speriamo che sia buono. Poi l'aroma mille fiori per la mia pastiera. Poi ho preso 3 mousse, 2 mele banana e una mela. Ho preso della Fiorentini il cedro candito e l'arancia candita. E poi 2 confezioni da 3 brick l'uno da 200 ml di nettare di pera. Qui al Toris non lo vendono a coppia, però ogni diciamo tris non costa tanto. Ovviamente poi quando li equiparate insieme costano di più dell'Eurospin che sta diciamo il 7 da 6 a 99 centesimi, però in mancanza d'altro ho dovuto prendere questo. Mi stavo dimenticando di mostrarvi anche il dental stick per il cane. Denti puliti, gengive sane, perché ultimamente ha un po' di tartaro di troppo sui denti e quindi ho riacquistato questo della Rigo. Questo va bene per tutte le taglie, ce ne sono 7 pezzi, ma io lo taglio a metà, quindi per me, che essendo un cane di piccola taglia, mi vale da 14 volte e non è male come
come stick per i cani. Comunque contiene calcio, minerali e fa bene per i denti. E poi ho lasciato giù in garage una cassa di acqua naturale perché non ce la facevo a salirla da sola. Quindi ragazze, questa è la spesuccia shue shue che ho fatto al Todis e all'acqua e sapone. Spero di avervi tenuto compagnia e vi rimando al prossimo video. Vi do un grande bacio. Ciao, alla prossima!